Lezione numero 3 di storia medievale per la classe terza AII dell'Istituto Rossi. Allora, ragazzi, cominciamo a vedere oggi l'ascesa di Carlo da re dei Franchi e dei Longobardi, poi a, diciamo, imperatore del Sacro Romano Impero. Allora, sulla giovinezza di Carlo Magno noi non sappiamo moltissimo. Il suo stesso biografo, Eginardo, non ha narrato nulla a riguardo, principalmente a causa della scarsità di notizie. Una delle prime informazioni certe è che nel 754 Carlo fu consacrato principe dei Franchi dal Papa. La circostanza in cui si verificò questo avvenimento fu la discesa in Italia di suo padre, Pipino il Breve, il cui aiuto era stato invocato da Papa Stefano II contro il re Longobardo Astolfo. In questa occasione Pipino e i suoi due figli, Carlo e Carlo Manno, vennero proprio insigniti del titolo di patrizi dei Romani, ovvero difensori dei territori della Chiesa di Roma. Alla morte di Astolfo, intenzionato a instaurare buoni rapporti con i Longobardi che dominavano ancora l'Italia, decise Pipino di far sposare entrambi i suoi figli con le figlie del nuovo re Longobardo, il re Desiderio. E quindi, per esempio, Carlo sposò Ermengarda e Carlo Manno, eccolo qua, e Carlo Manno invece sposò la sorella di Ermengarda, Gerberga. Scusate, nel 768, prima di morire, Pipino assegnò a Carlo, i territori esterni del suo regno, ovvero i possedimenti più esposti agli attacchi, e al secondo quelli, diciamo, più interni e protetti. I due fratelli non andarono mai d'accordo, ma la prematura morte di Carlo Manno nel 771 mise fine ai contrasti e Carlo si ritrovò unico re. 3 anni dopo, nel 774, l'alleanza franco-longobarda andò in frantumi. Carlo scacciò, diciamo, la vedova e i figli di Carlo Manno, ripudiò la moglie Ermengarda, determinando lo scoppio di un conflitto con i Longobardi che con tutta probabilità aveva anche causato intenzionalmente. E nel medesimo anno, quindi, Carlo scese in Italia, invocato dal Papa dell'epoca, Adriano, e sconfisse i Longobardi, conquistando così il dominio della penisola italiana. Poco più tardi, nel 776, egli passò all'offensiva contro gli arabi di Spagna, credo che sia nella pagina dopo, spiegato nel vostro libro, in questo libro, diciamo. Ah, ecco, sì, qua ci sono le campagne contro i Sassoni, i Bavari e gli Avari, e poi abbiamo, esatto, la Spagna. Stavo dicendo, riuscendo quindi a strappare agli arabi un territorio compreso tra i Pirenei e il fiume Ebro, nei pressi di Barcellona, dove istituì una provincia che poi prese il nome di Marca di Spagna. Vediamo se c'è una cartina. Forse c'è dopo. Ah, eccola qua. Esatto, eccola qua, la Marca di Spagna. Quindi quelle che vedete in rosa sono le prime conquiste, o comunque quelle fatte, diciamo, tra il 772
e l'814, no, qui sono tutte, perché l'814 è l'anno della morte. Il regno franco è quello che vedete in viola, in partenza alla morte di Carlo Magno, del fratello, e quello in rosa invece sono appunto le conquiste fatte durante la vita di Carlo Magno. Eccola qui la marca di Spagna. Ma torniamo un secondo alle conquiste invece, quelle, le campagne militari, diciamo, contro i Sassoni e gli Avari. Allora, negli anni seguenti, Carlo, si dedica ad espandere i possedimenti territoriali dei Franchi e la più importante tra le due campagne militari ebbe inizio nel 785 e fu rivolta contro i Sassoni nel nord della Germania. I Sassoni erano un popolo di tribù germaniche che si erano stanziate intorno al III secolo nel territorio tra i fiumi Reno e l'Elba. Torniamo alla cartina che è meglio. Tanto poi se voi volete leggere, mettete in pausa. No, ho perso la cartina, scusate. Quindi dicevo che si erano stanziati tra il fiume Reno, quindi qui, vedete, e il fiume Elba, che è qua. E infatti questo è il territorio. Nel V secolo, avevano anche invaso la Britannia, abbandonata alle legioni romane, sottomettendo la popolazione celtica che l'abitava ancora prima della conquista romana. Mentre sul continente europeo si erano espansi in Francia e in tutta la parte settentrionale della Germania. A causa della loro eroica resistenza, Carlo impiegò molti anni per assoggettarli, attuando anche dei massacri piuttosto spietati e migrazioni di massa. E solo nell'804 la sottomise, anzi, la sottomissione della civiltà, diciamo, del gruppo, no, dei Sassoni, poté dirsi completato. E Ginardo, che è appunto il biografo di Carlo Magno, adotta una prospettiva favorevole al sovrano franco, ovviamente, quindi descrive appunto questa guerra come una guerra condotta con grande animosità, ma con danno maggiore da entrambe le parti, volevo dire, ma con danno maggiore dei Sassoni che non dei Franchi. E anzi, Ginardo dice che la guerra sarebbe potuta finire prima e non. E quindi avrebbe potuto, ecco, durare, sarebbe potuta durare meno di 33 anni, ma la perfidia dei Sassoni non aveva permesso questa cosa. Quindi, come vedete, lo storico è dalla parte dell'imperatore. In seguito, Carlo Magno si impadronì, anzi dovremmo chiamarlo Carlo ancora perché non è ancora diventato Magno, diciamo, si impadronì della Germania meridionale e dell'Austria. Siamo nel 793, e poi nel 796 distrusse il regno degli Avari. Cioè era una popolazione seminomade di origine mongola che provenendo dall'est asiatico, intorno alla metà del VI secolo si era stanziata sulle rive del Danubio e in Pannonia, che corrisponde all'attuale Ungheria, come vedete anche da questa cartina.
Quindi in meno di 30 anni Carlo era riuscito a unificare sotto di sé gran parte dei territori europei che appartenevano all'antico impero romano d'Occidente. In realtà dobbiamo notare che con le nuove conquiste il baricentro dell'impero si era spostato dal Mediterraneo alle regioni che si trovavano intorno al fiume Reno. E inoltre l'acquisizione di parte dei territori tedeschi, un tempo controllati dai barbari, favorì l'integrazione dei popoli germanici nel contesto europeo. Nella sua opera, Carlo poté contare sull'alleanza e sul sostegno della Chiesa Cattolica di Roma. Egli ricambiò questo sostegno, presentandosi come il campione della cristianità e convertendo alla fede cattolica, anche con la violenza, tutti i popoli sottomessi. Particolarmente dure, per esempio, furono le iniziative prese a questo scopo nei confronti dei sassoni, che prevedevano anche la pena di morte per chi avesse rifiutato di farsi battezzare. Nel 799 Carlo diede aiuto di nuovo al Papa. Ah, qui avete un ritratto di Carlo Magno del suo biografo Eginardo. Se volete leggere, mettete in pausa. Ma io non ho tempo di leggere adesso con voi perché devo andare avanti. Ecco, dicevamo, nel 799 Carlo dà di nuovo aiuto anche al nuovo Papa Leone III, che dopo essere stato deposto dalle famiglie aristocratiche romane a lui ostili, era riuscito a scappare dal monastero in cui era confinato e si era presentato al palazzo di Carlo, a Paderborn, scusate, in Germania. Leone si era rifugiato proprio dalla persona giusta, perché Carlo appoggiò le pretese del pontefice e lo fece scortare a Roma. E a confermare e a rendere ufficiale l'alleanza fra il re dei Franchi e la Chiesa, Papa Leone III, nella notte di Natale dell'anno 800, proclamò Carlo imperatore. Il Papa lo definì Pissimo Augusto, coronato da Dio, grande e Pissimo imperatore. E Carlo fu chiamato Magno, cioè il grande, dai contemporanei proprio per le sue conquiste. Era così rinato l'impero romano d'Occidente, che però, diciamo, fu chiamato Sacro Romano Impero, proprio perché consacrato dal Papa e dalla Chiesa. E questo Sacro Romano Impero costituirà poi nei secoli seguenti una delle due grandi forze politiche in Europa, accanto proprio al Papato di Roma. Allora, secondo la storiografia tradizionale, l'incoronazione di Carlo da parte del pontefice colse il sovrano dei Franchi proprio di sorpresa. Mentre Carlo assisteva alla messa di Natale nella Basilica di San Pietro, Leone lo chiamò a inginocchiarsi sull'altare e gli pose la corona sul capo, trovandolo così anche un po' impreparato, e anche al punto di contrariarlo. E vi leggo proprio un pezzettino di come Eginardo, che appunto è sempre stato il suo consigliere e quindi vi dicevo suo biografo, autore della vita autore della biografia dal titolo Vita di Carlo Magno, che ricorda questo momento e dice: venendo a Roma a mettere ordine nelle condizioni della Chiesa, che erano troppo turbate, si fermò in città per tutto l'inverno. In questo tempo ricevette il titolo di imperatore e di Augusto, al che in un primo momento fu così contrariato che affermò che quel giorno non sarebbe neanche entrato in chiesa, malgrado fosse una festa importante, se avesse potuto indovinare il progetto del Papa. Tuttavia sopportò con grande pazienza l'invidia di aver preso quel titolo
di cui gli imperatori dei Romani, cioè gli imperatori d'Oriente, erano sdegnati. Infatti la reazione di Bisanzio, diciamo, fu piuttosto dura. Ma davvero Carlo non voleva essere incoronato imperatore e non se lo aspettava? Questa sembra la versione dei biografi a lui favorevoli, che vogliono dipingerlo come un uomo molto schivo, molto modesto. In realtà, con la sua politica espansionistica, Carlo mostrava di voler creare proprio un impero, non un semplice regno. Inoltre, già da tempo i suoi ministri lo chiamavano con gli stessi titoli dell'imperatore di Bisanzio. E lo paragonavano al biblico re David, e la sua cancelleria usava i sigilli proprio con i simboli imperiali. Lo stesso rito con cui fu incoronato era simile a quello degli imperatori bizantini. Ben presto, però, Carlo si liberò dell'ingombrante presenza del Papa, e quando nell'813 incoronò suo figlio Ludovico, questi non si dovette inginocchiare davanti al pontefice, ma si mise la corona in testa da solo. Ecco, vediamo un po' i complicati rapporti con i bizantini. Ma che l'impero di Carlo si chiamasse sacro non era poi così strano. Il sovrano era stato consacrato dal pontefice in persona, e del resto già suo padre Pipino era stato incoronato re dei Franchi proprio dal Papa dell'epoca, Papa Stefano. Invece le parole Romano Impero erano molto più impegnative, perché teoricamente, dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente del 476, nessuno più in Europa aveva avuto il titolo di imperatore, che apparteneva solamente al sovrano bizantino nell'impero romano d'Oriente. Invece, nell'Ottocento, come abbiamo visto, a Roma rinasceva l'impero, e per di più in mano a un barbaro, il Franco Carlo. Il titolo da lui assunto era Carlo Augusto, grande e pacifico imperatore incoronato da Dio, governatore dell'impero romano e re dei Franchi e Longobardi. Per non irritare troppo i bizantini, dunque, Carlo non si definiva imperatore dei Romani, ma soltanto governatore dell'impero romano, e si presentava per lo più, diciamo, come un difensore della Chiesa. Ma i suoi tentativi di farsi accettare come imperatore dai bizantini furono a lungo inutili. Nell'Ottocento, per esempio, a Bisanzio regnava una donna, Irene, un caso raro anche per la tollerante società bizantina, ma inaccettabile secondo le consuetudini barbariche. Forse fu per questo che l'imperatrice accettò la nomina di Carlo e gli offrì prima la mano di sua figlia e poi la propria. Tuttavia, questa politica di pacificazione non andò in porto, e il successore di Irene, Niceforo I, vediamo se per caso, ah, un attimo perché forse ho saltato un pezzo. Ah no, 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 perché c'è solo l'immagine dell'incoronazione. Ok. Ecco, no, dicevo, dopo il successore di Irene, Niceforo I, ebbe un altro atteggiamento. Deciso a non accettare che vi fosse un altro imperatore oltre a sé, per di più barbaro, Niceforo non si limitò alla guerra diplomatica, ma scatenò un'offensiva militare combattuta per lo più nel nord-est dell'Italia. Siamo tra l'806 e l'810. Dopo la morte di Niceforo nella guerra contro i bulgari, salì al trono Michele I, stiamo parlando del trono di Bisanzio, molto più malleabile. E così nell'812 Michele riconobbe Carlo come imperatore, anche se non come imperatore dei Romani, che invece era proprio un titolo esclusivo
del sovrano bizantino. Carlo, in cambio, gli restituì alcuni territori italiani da lui conquistati e rinunciò alle proprie pretese sui possedimenti bizantini in Italia. Nonostante il passare dei secoli, le guerre, le divisioni e l'impoverimento dell'Europa, Roma e l'impero erano dunque rimasti un modello sia per i popoli latini che per i popoli germanici. Tracce del dominio romano sopravvivevano in buona parte dell'Europa sotto forma di splendide rovine, ma anche di edifici e monumenti ancora intatti, i grandi ponti di pietra, le terme, le basiliche, i teatri, le fortificazioni, le statue di bronzo, le statue di marmo, anche la cultura rimaneva ancorata alla tradizione classica romana. Le chiese e i monasteri avevano tramandato la conoscenza del latino e avevano conservato, ovviamente copiandole a mano, le opere dei grandi scrittori greci e romani. I testi più autorevoli di medicina e di diritto, per esempio, rimanevano quelli dell'antica Roma. L'ideale di Roma era tutt'uno con l'ideale di un grande impero che rinnovasse i fasti di quello romano. Un ideale così forte che, oltre 3 secoli dopo la caduta dell'ultimo imperatore d'Occidente, aveva proprio ispirato Carlo Magno. E anche se l'impero carolingio, come vedremo, si rivelò un organismo molto fragile, incapace di sopravvivere al suo fondatore, tuttavia esso riuscì a ricostruire in Europa quell'unità politica scomparsa con la caduta di Roma. Il Sacro Romano Impero sarebbe durato, tra alterne vicende, addirittura possiamo dire fino al 1806, quando, dopo un'esistenza millenaria, fu sciolto da Napoleone Bonaparte. Vediamo. Proprio come era avvenuto con Diocleziano e Costantino, il destino dell'impero di Carlo si rivelò strettamente legato alla grande e forte personalità del suo fondatore. D'altra parte, né Carlo Magno, né i suoi consiglieri furono così previdenti da immaginare un sistema di successione che mantenesse integro proprio tutto l'impero. E si applicò quindi l'antica tradizione dei Franchi che considerava il regno come proprietà privata del sovrano, così alla morte di Carlo Magno nell'814 l'impero passò a suo figlio Ludovico, scusate con la U, Ludovico, detto il Pio. Questi, come aveva già fatto suo padre Carlo Magno, alla sua morte, avvenuta nell'840, lasciò l'impero ai 3 figli. E dopo lunghe lotte, i nipoti di Carlo Magno, stipularono un accordo siglato nel Trattato di Verdun dell'843, in base al quale i territori dell'impero vennero suddivisi in questo modo, ma magari questo lo vediamo attraverso una cartina, quindi lasciamo perdere questo paragrafo, semmai ci torniamo dopo e vediamo un attimo ovviamente sarà nel capitolo quello dopo però vediamo un secondo. Ecco qua. Ludovico il Pio. Sì, adesso vado un po' più veloce. Ecco qui la successione, le lotte per il potere. E poi ci torniamo su questo, però volevo farvi vedere la frammentazione dell'impero. Ecco qua il Trattato di Verdun e qui dovrebbe esserci una mappa. Eccola qua, perfetto, questa è quella che mi interessa. Allora, vedete, tutta la parte colorata è, diciamo, il Sacro Romano Impero, come si presenta alla morte di
di Ludovico il Pio, ok? E questa è la tripartizione che viene fatta dai suoi figli, cioè dai nipoti di Carlo Magno. Allora, vediamo di capire. Lotario, quindi i tre figli, no, abbiamo detto, di Ludovico il Pio, abbiamo Lotario che ebbe le regioni centrali, quelle in rosa, le regioni centrali che sono l'Italia, la Borgogna e una regione detta Lotaringia corrispondente all'attuale Lorena. E la corona imperiale, quindi anche proprio il titolo di imperatore. Poi abbiamo Carlo, detto il Calvo, che ebbe invece la Francia occidentale e la Marca di Spagna. Vedete che siamo fino al fiume Ebro, qui c'è Barcellona, quindi c'è anche la Marca di Spagna, che è più o meno questa parte qua. E poi abbiamo invece Ludovico, detto il Germanico, che ottenne tutta la parte est, diciamo la Germania dell'epoca. Con questo accordo si iniziò a delineare la fisionomia che l'Europa avrebbe avuto nei secoli successivi e a porre le basi per la formazione degli stati nazionali. La divisione dell'impero in questi tre regni, però, favorì ancora di più le discordie e i conflitti, e in particolare essa impedì un'efficace difesa militare proprio quando nuovi nemici stanno per apparire in Europa: gli slavi e gli ungari a oriente, gli arabi a sud, i vichinghi o normanni al nord. Allora, vediamo quanto abbiamo fatto di lezione. Sì, direi che mi posso fermare qua, così poi dopo, la volta prossima, faremo tutta la parte sociale, della storia sociale dell'età carolingia di Carlo Magno e del suo Sacro Romano Impero. Quindi mi fermo qui. Stop.